stato presentato al pubblico nella serata di venerdì 18 ottobre presso l'ex chiesa della Santissima Trinità di Cornier il progetto Belmonte, un sacro monte aperto al mondo. Per l'occasione l'Associazione Teatro e Società di Torino, promotrice dell'evento assieme all'ente di gestione dei Sacri Monti, ha proposto uno spettacolo conferenza, alternando momenti di informazione ad altri di intrattenimento. L'iniziativa, finanziata attraverso un bando della Compagnia di San Paolo, si pone come obiettivo quello di affiancare ai lavori di restauro della Cappella 12 anche un percorso di riscoperta di Belmonte, rafforzando così il legame della comunità locale con il Sacro Monte e allo stesso tempo farlo vivere e conoscere attraverso una manifestazione espressiva e artistica. A questo scopo, a febbraio sarà attivato un corso di teatro aperto a tutti e gratuito, diretto da Claudio Montagna, responsabile artistico per l'Associazione Teatro e Società, la cui attività sarà finalizzata alla manifestazione dell'1, del 2 e 3 luglio 2017, tre serate in cui il Sacro Monte verrà presentato al mondo grazie a ciò che la gente del territorio vorrà mostrare attraverso le proprie performance. Parallelamente partirà anche la collaborazione con le scuole, che prenderà il via il 20 ottobre e che sosterrà gli insegnanti attraverso attività e laboratori di animazione teatrale e video. Per gli insegnanti c'è tempo fino al 18 ottobre per iscriversi alle attività formative. Il lavoro con le scuole culminerà con una giornata di festa prevista per il 1 giugno 2017.